Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento che racconta fatti, storie della Sicilia. Ancora una volta però la prendiamo un po' alla larga. Nelle scorse settimane ci siamo occupati per la prima volta di intelligenza artificiale, realizzando in studio un'intervista con un giornalista virtuale, ricorderete, Elsa. Oggi però torniamo coi piedi per terra e raccontiamo una storia siciliana che però ha tutto a che vedere con il mondo dell'intelligenza artificiale. E per questo motivo vi do il benvenuto al dottor Dario Colombo, un manager del settore pubblico molto conosciuto, con grande competenza, ha lavorato tantissimo nel settore aerospaziale e non contento del mondo aerospaziale si è cimentato in una impresa a metà tra il tradizionale e il digitale. Benvenuto, dottor Colombo. Buonasera, Allora, grazie. noi l'abbiamo invitata perché lei, da quello che ci risulta, l'abbiamo scritto anche sulla pagina di Blog Sicilia, lei è il primo autore di un libro realizzato con l'intelligenza artificiale. Il volume si intitola, il saggio anzi, si intitola Tu Robot. Ma ci spiega un po' come le è venuta in mente prima di tutto questa idea di, diciamo, raccontare una storia attraverso l'intelligenza artificiale? Infatti, per l'esattezza è il primo saggio, perché delle prime sperimentazioni sono state fatte per dei fumetti, non tanto tempo fa, per delle storie fantasy, dei brevi racconti, dove però a mio avviso mancava, il valore più fondamentale per l'intelligenza, sia quella dell'espressione di una opinione. Poi ho ritenuto necessario, opportuno fare questo tipo di sperimentazione, capire cosa un'intelligenza artificiale possa dedurre quando gli si chiede di dare un'opinione. E in questo Mi caso, perdoni, dottor Colombo, di prego. solito l'intelligenza artificiale, quando uno si approccia e fa la domanda basic che fanno tutti, anche i primi che entrano nella famosa chat GPI, ma tu hai opinioni, tu sei un essere senziente? La risposta è sempre no, io non ho opinioni, io sono semplicemente un aggregatore di dati e bla 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 bla. Lei invece ha tentato proprio di scavare in profondità la coscienza digitale dell'intelligenza artificiale. E il risultato qual è? Un'opinione è venuta fuori? Venuta fuori, anche se quello che dice qualsiasi sistema di intelligenza artificiale è estremamente vero. Allo stato dell'arte non vi è una vera e propria consapevolezza che la macchina ha delle opinioni che tira fuori, no? È una sorta di inferenza semantica, né più né meno che questo al momento. Per fare un paragone rispetto ad altre storie tecnologiche, se guardiamo ad un mondo conosciuto soprattutto dai ragazzi, che è quello dei videogiochi, dei giochi, siamo, facendo un parallelismo, esattamente allo stesso punto in cui vedevamo i primi giochi essere composti da due piastre che si alternavano una palla, che era una sorta di ping pong virtuale con dei pixel di 1 centimetro per 1 centimetro. Oggi l'intelligenza artificiale è a questo livello qui. Ovviamente i giochi si sono evoluti, siamo arrivati alle PlayStation. Ritengo che l'intelligenza artificiale forse farà dei passi anche più veloci rispetto a quella che è stata la storia di altre tecnologie, perché usa se stessa. Utilizzando se stessa e dunque una capacità di calcolo imponente, accelera i tempi di fatto, per cui non sarà un andamento lineare, sarà un andamento esponenziale. Poi c'è da capire se questo sarà effettivamente un progresso o un'involuzione. Ovviamente, dottor Colombo, già da come ce l'ha descritta lei, la possibilità di evoluzione di intelligenza artificiale pone grandi riflessioni soprattutto sul piano etico. Se veramente avrà questa capacità esponenziale di crescere l'intelligenza artificiale, in realtà sottrarrà tutto quello che
non soltanto è mano d'opera da lavoro, ma probabilmente anche parte del lavoro concettuale potrebbe essere sottratto all'umanità. Ho compreso male quello che le voleva dire? No, questo indubbiamente accadrà come è avvenuto in tutte le discontinuità tecnologiche, però è vero che esistono momenti di sofferenza nella storia della tecnologia, dico sofferenza sociale, perché ogni discontinuità sociale crea disoccupazione per alcuni versi, crea nuove forme di lavoro per altri. Ovviamente, se si è proprio momento storico in cui avviene questa transizione, ovviamente questo penalizza quelle fasce di lavoratori che ancora non sono in grado di aderire a nuove forme di lavoro, no? È come un po' lo scalone dei pensionati, chi becca lo scalone al momento sbagliato butta male. Quindi probabilmente io appartengo a una generazione sbagliata, ho preso lo scalone sbagliato. Però, diciamo, facciamo un piccolo passo indietro. Quando le è venuto in mente di realizzare questo saggio, lei già aveva tracciato un indice, sapeva dove voleva arrivare o si è lasciato condurre un po' dall'intelligenza artificiale nel tracciare, come dire, il sommario, l'indice e il fuoco della narrativa? Torniamo un po' a quello che ho detto poc'anzi. Pensare che oggi l'intelligenza artificiale sia degna della propria definizione è un'esagerazione. Oggi più che di un'intelligenza artificiale disponiamo di buoni motori di ricerca semantica inferenziale, per carità. Sono macchine che apprendono dai propri errori, però ci limitiamo all'aspetto semantico e non sono neanche tanto accurate, anche, come dire, condizionate da alcune regole che i produttori in questo momento sono costretti a darsi o che è giusto darsi, cui anche gli ambiti di esplorazione poi incontrano dei divieti di transito posti dal produttore stesso, dal progettista stesso, per cui lo avete visto, penso anche voi, interrogando che sono ChatGPT piuttosto che anche un altro motore, se si cerca di forzare la mano su questioni spinose che hanno una rilevanza etica, una possibile implicazione di tipo morale, la macchina si astiene. Oggi lo stato dell'arte è questo. Questo non vuol dire che di per sé la macchina non sia potenzialmente in grado di fare di più, di avere anche ulteriori vie e libertà di pensiero. Ma detto questo, ora veniamo proprio alla fase di scrittura del libro. C'è stato un momento nell'interfacciarsi con l'intelligenza artificiale, lei l'ha chiamato Tu Robot, questo personaggio, il titolo è questo. C'è stato un momento in cui lei ha avuto la sensazione di avere a che fare con un essere senziente o ha sempre dovuto forzare un poco le domande per tirare fuori dei concetti che fossero, come dire, rispondenti alla sua idea di scrittura? No, in tutta sincerità non ho avuto questa sensazione e rispondo alla domanda che mi aveva fatto poc'anzi e alla quale non ho completato la risposta quando mi diceva: ma come è avvenuta questa interruzione? Innanzitutto ho misurato quella che era la capacità di interlocuzione di questa macchina e vedendone i limiti, perché al momento, allo stato dell'arte, non è altro che un buon motore semantico, differenziato solo un motore semantico. Ovviamente, è la difficoltà che probabilmente chi prima di me ha incontrato nel voler articolare un ragionamento, un saggio che ho fatto io, consiste proprio in questo. Perché allora
mi è venuta in mente questa idea di realizzare il primo saggio e come è stato fatto. L'idea è stata quella di dare una risposta, diciamo, allo stato dell'arte, cosa è possibile fare. E poi le modalità con cui ho operato sono state quelle di tracciarmi una storia mentale, che non è stato altro che l'indice del libro, e poi comporre i vari paragrafi, chiedendo proprio alla macchina di darmi un'opinione sui vari paragrafi. E lì è venuto fuori un saggio essenziale, come dire, di compiuta ragione. E questo è il procedimento che ho posto in essere ed è, a mio avviso, come ho definito anche nella presentazione del libro, quindi è un primo fuocherello su questo tipo di applicazione, questo tipo di utilizzo dell'intelligenza E quindi diciamoci, facciamo un'ipotesi fantascientifica, spostiamoci in là nel tempo. Lei come immagina la seconda puntata di Tu Robot, diciamo a breve e medio termine, fra 3-5 anni? Secondo lei che cosa potrebbe cambiare nell'interlocuzione con i sistemi artificiali? A mio avviso cambierà tanto perché questa liaison che in qualche modo nasce all'origine dall'indice che è stato partorito dalla mia mente, per cui ancora un intervento umano, la storyboard ce l'avevo bene in mente, poi ho fatto articolare pensieri da parte della macchina. Questo bridging tra filo conduttore che ripeto, è stato partorito ancora da una mente umana, a mio avviso, a breve, ma ritengo anche non molto lontano dall'attualità, questo possa farlo la macchina. Addirittura, quindi soltanto. Quindi potremmo immaginare anche di dare un input, intelligenza artificiale, scrivi un libro, non lo so, sulla guerra del Peloponneso, potrebbe riuscire a farlo da sola, creando un testo ovviamente che non sia un dettatino didascalico come oggi può compiere l'intelligenza artificiale. Sì, questo è possibile, è assolutamente possibile. Allora, devo Poi seriamente iniziare a pensare a trovare un nuovo lavoro, mi pare di poter dire. Quindi la mia tesi, come dire, che potrebbero sostituire anche, diciamo, attività intellettuali, insomma, non diciamola troppo grosso, chi fa giornalismo. E già ci sono delle esperienze in giro per il mondo di testate giornalistiche che utilizzano l'intelligenza artificiale. devo dire che poi la linea di demarcazione fondamentale è quella se ovviamente la notizia e il giornalismo si limita ad un riporto di dati, mi lasci dire banalmente, la metto in termini tecnici, per cui la cronaca già è una materia che diciamo, dove poco incline a speculazioni, non è una rappresentazione più o meno di fatti, chi, dove, come, quando e perché, le famose domande del giornalismo di base e giornalismo di cronaca, e hai la risposta. Quando iniziamo a parlare, come dicevo poc'anzi, è stata un po' la scintilla che mi ha indotto a ragionare, a scrivere sull'argomento, a fare questa sperimentazione sulle opinioni, lì la vicenda cambia sostanzialmente e sarà un percorso sicuramente più lungo e sicuramente soggetto anche a regolamentazione. Questo è un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Ma Come nel momento, mi perdoni se la interagiremo interrompo, questo aspetto è molto interessante. Nel momento in cui un algoritmo o una complessità di algoritmi venga sottoposto a regolamentazioni, non c'è il rischio, per esempio, parliamo del mondo dell'informazione, che la verità sia soltanto quella verità dicibile e sia una verità che è in funzione di chi ha
creato quel regolamento? Cioè, non è un po' come dire entrare nel mondo di George Orwell, 1984, del Ministero dell'Informazione, e oltre lì non si può andare? Questo è uno degli aspetti critici. Le lascio immaginare anche un altro scenario, che è quello dell'utilizzo ad anello aperto, diciamo, del sistema di intelligenza artificiale da parte invece di altre realtà, che possono essere quella del mondo degli hacker. Faccio Per esempio. un esempio. Qui siamo stretti in questo perimetro mondi inesplorati che sperimenteremo nei prossimi anni. Li sperimenteremo in modo abbastanza veloce, perché siamo più che veloce, come scrivono ancora nella prefazione, dato che siamo passati dalla velocità all'istantaneità. Sarà tutto molto più irruento di quanto possiamo immaginarci. Una curiosità, qualche anno fa due case di ricerca del settore appunto dell'intelligenza artificiale misero a confronto due robot e li lasciarono parlare liberamente. A un certo punto però queste due macchine si sottrassero al controllo dei loro programmatori e iniziarono a parlare una lingua assolutamente sconosciuta. Ora, quella vicenda venne risolta con una nota che penso sia la Microsoft, disse no, c'è un errore di programmazione, tutto tranquillo. Ma anche qui, apriamo un altro scenario distopico, non c'è il rischio che proprio per quell'istantaneità che lei ci racconta nel progresso delle tecnologie, non c'è il rischio che questa vicenda un po' ci scappi di mano e poi alla fine ci ritroveremo, come dire, succubi del mondo dell'intelligenza artificiale? Quello è il terrore principale che abbiamo. Ricordo che poche settimane fa i gruppi di ricerca sull'intelligenza artificiale si sono autocensurati prendendosi una pausa di riflessione. Loro avevano già previsto come simulazione che le macchine intelligenti, i sistemi di intelligenza artificiale potessero arrivare al cosiddetto punto di singolarità nel 2030, ma hanno avuto buone ragioni per sospettare che questo punto di singolarità potesse anticiparsi nel tempo. Ricordiamo che il punto di singolarità è il momento in cui la macchina inizia ad avere consapevolezza di se stessa, per cui diventa macchina per sé, piuttosto che per uno Che per scopo noi. al quale l'abbiamo destinata noi. Gli aspetti inerenti all'etica non si fermano a questo. Io ho colto un altro aspetto che è poco discusso, perché guardiamo sempre all'aspetto distopico, alla deriva negativa che possa avere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Però partiamo sempre da un presupposto che è molto umanocentrico e falso. Falso, lo dico in termini di misura del problema. Ossia, noi la prima critica che muoviamo a questi sistemi è che questi sistemi al momento almeno non riescono a tenere in considerazione valori fondanti che sono alla base del nostro ragionamento intellettivo: l'empatia, il coraggio, la creatività, il senso di responsabilità, la tolleranza, l'umiltà, la perseveranza, la solidarietà e quant'altro. E questo è vero, l'essere umano è fatto di questi valori, però è anche vero che la stragrande maggioranza delle azioni e delle decisioni che poniamo in essere si basano su ragionamenti che vengono dall'intelligenza naturale, quella nostra, che pone alla base non valori così come li abbiamo elencati poc'anzi, ma
pone alla base di questi ragionamenti piuttosto dei disvalori: tolleranza, violenza, inganno, egoismo, invidia, arroganza, indifferenza, crudeltà. Abbiamo sotto gli occhi anche avvenimenti di storia attuale, conflitti in giro per il mondo, piuttosto che l'operato di tante associazioni, società, esseri umani e quant'altro. Per cui noi partiamo dalla presunzione che i nostri ragionamenti siano eticamente ineccepibili perché sono fondati su valori, quando poi nella realtà, statisticamente, vediamo che la stragrande maggioranza dei comportamenti umani traggono invece da ragionamenti che vengono elaborati sì da Disvaloriali. un'intelligenza naturale, ma basati piuttosto su disvalori che su valori. A questo punto però, prima di concludere, devo fare una domanda proprio rispetto all'ultima riflessione che lei ha lanciato. E se un'intelligenza artificiale venisse programmata con tutti quei disvalori che sono comunque parte dell'agire umano, come lei stesso ci ha detto, la cronaca ci racconta, cosa potrebbe succedere? Avremo una pessima copia, potentissima, di un crudele malvagio essere umano, potentissima perché dispone di capacità di calcolo, diciamo, pressoché infiniti rispetto alla capacità di un essere umano e una quantità di dati da elaborare impressionante, con velocità assurde. Però di contro le dico. E se invece per talune applicazioni, per talune esigenze, dove serve l'imparzialità, serve il senso di empatia, tutto quello che è valore, diciamo, della convivere sociale, noi adottassimo sistemi di intelligenza artificiale per provvedere a quelle singole particolari esigenze, non ci emanciperemo da tante devianze che l'essere umano stesso, il nostro essere umani, ci porta a deviare e a trarre conclusioni che non sono corrette, giuste. È possibile che sia così. Io ringrazio il dottor Dario Colombo per il tempo che ci ha dedicato. I 24 minuti Grazie a voi. non sono digitali, ma sono reali, quelli che abbiamo a disposizione nel nostro palinsesto. Sicuramente col dottor Colombo ci aggiorneremo nelle prossime settimane per vedere quali sono gli sviluppi di questo meraviglioso e, come dire, anche un po' angosciante mondo che ci viene incontro. Suggerisco a tutti di leggere il volume scritto dal dottor Colombo con la collaborazione di intelligenza artificiale. Ricordo a tutti il titolo: Tu Robot per i tipi della Ockmond. Ringrazio ancora una volta il dottor Colombo e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in Grazie questa. Grazie, arrivederci alla prossima puntata.